Noi continuiamo a parlare di basket, ovviamente a causa dell'emergenza coronavirus. Fino al 3 aprile in tutta la penisola sono sospesi tutti i campionati sportivi di ogni ordine e grado, poi vedremo quali saranno gli aggiornamenti in corso perché è quasi impossibile ipotizzare che si torni in campo appena dopo quelle date. Appena però saranno note le date di recupero, sarà tempo anche di far la conta dei danni economici subiti purtroppo dalle società. Nelle ultime ore c'è stato un botta e risposta, sebbene a distanza, tra il numero uno della Federpallacanestro, ovvero Gianni Petrucci, e il presidente della Pallacanestro Nardò, ovvero Carlo Durante. Cosa succede? Petrucci ha spiegato al resto del Carlino di trovare patetico il fatto che alcune realtà si trovino in posizione di sofferenza e chiedano la sospensione immediata, pensando, scrive, che poi si riparta con il criterio del volersi bene o di una certa clemenza. Non si è fatta attendere la risposta del patron della Pallacanestro Andrea Pasca Nardò, Carlo Durante, che abbiamo con noi in collegamento telefonico. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Presidente Petrucci sostiene che sia patetico il fatto che alcune società abbiano manifestato una posizione di sofferenza. In realtà, più che patetico, a sentire la posizione delle società, è realistico tutto ciò. Ma io penso che al di là del fatto che noi come società o noi come struttura di gironi ci definisca patetici, non sia proprio la parola esatta. Patetico forse, secondo me o secondo il mio giudizio, è il dottor Petrucci che forse vive fuori dalla realtà, perché se non si è reso conto della situazione che si è creata in tutto il mondo, io credo che lui viva proprio fuori da ogni realtà. Noi viviamo un momento particolare, tutte le società, o almeno gran parte delle società, hanno chiesto la sospensione del campionato. Il dottor Petrucci vorrebbe fare i playoff, non so come, ma vorrebbe farle, tenuto conto che da un mese che siamo fermi, la maggior parte dei giocatori sono tornati a casa e quindi non vedo come si possa andare avanti. Oltretutto abbiamo anche chiesto, noi abbiamo fatto una lettera alla federazione, abbiamo fatto in cui chiediamo la sospensione delle rate, eccetera, eccetera, anche perché stanno venendo meno tutti gli sponsor. E quindi noi non possiamo andare da uno sponsor e dire, anche se abbiamo dei contratti, dire agli sponsor di darci quello che è. Cioè, per carità di Dio, questa situazione vale per tutti, non solamente per Nardò. Ecco, Presidente, cerchiamo di generalizzare un po' la situazione, anche se poi, come ha detto lei, ogni club ha, insomma, i suoi ingaggi, le sue spese, ma poniamo che nella migliore delle ipotesi si possa tornare in campo a inizio maggio o comunque a metà maggio. Questi 2 mesi di inattività a un club come il vostro e come tanti altri, che tipo di perdite può generare? Ma noi già oggi abbiamo perso quasi tutti gli sponsor. Quindi cioè, la domanda che io mi sono fatto e ho cercato di girare anche a Petrucci, alla Lega, eccetera, eccetera. Cioè, come si fa a spostare il campionato agli inizi di maggio, dopo che per 2 mesi, 3 mesi io e i giocatori sono tornati a casa, non ci alleniamo. Non abbiamo tutte le strutture chiuse. Oggi c'è stato il comunicato da parte del governo che non si può uscire da casa, che non si possono frequentare i luoghi aperti. Beh, e che facciamo? Ci andiamo ad allenarci sulla Luna? Ma non credo. E quindi io penso che la sospensione. Hanno spostato gli europei, hanno spostato. Quindi come si fa a fare i playoff con queste misure che ci sono? È praticamente impossibile. È Presidente, si praticamente aspetta, impossibile. e le faccio come ultima domanda questa, vi aspettate nuovi contatti con la federazione, perlomeno quella regionale, per poi far capo delle vostre richieste a quella nazionale? Ci sono appuntamenti in videoconferenza in programma nei prossimi giorni? Ma noi non siamo stati contattati da nessuno, non siamo stati contattati. Io ho tirato la pietra per cercare di fare quanto più, di allargare quanto di più questo senso di proposte che stiamo facendo per sospendere questa. Vediamo le società che vogliono aderire a questa situazione e poi faremo i nostri passi. Fermo restando che per quanto mi riguarda e per quanto io ho fatto pure un comunicato
la Lega. E abbiamo fatto, abbiamo cercato di coinvolgere quante più società possibile. E hanno aderito una ventina di società dei gironi del girone C e girone D. E mentre gli altri due gironi stanno facendo anche loro gli stessi passi, per cui diciamo che ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco perché poi Petrucci ci ha chiamati patetici, o ci ha definiti patetici, perché il dottor Petrucci pensa che questa situazione noi la vogliamo girare a nostro favore, ma non è così. Lui ha detto che ci sono società che stanno facendo tutto questo perché hanno problemi di budget. Noi non ne abbiamo problemi di budget, noi siamo una società sana, ma riteniamo che per tutelare tutti, allora bisogna fare dei passi. La federazione, la Lega sta facendo i passi secondo me sbagliati, e a questo punto credo che per l'anno prossimo per tante società, visto e considerato che gli sponsor verranno sicuramente meno, sicuramente non ci saranno i budget di quest'anno, molto probabilmente molte squadre non si iscriveranno. Molto chiaro Presidente nella sua posizione, ovviamente seguiremo poi passo dopo passo quelli che saranno gli sviluppi per il campionato di basket, certamente riascolteremo anche la voce di chi guida la pallacanestro Nardò, grazie ancora al Presidente Carlo Durante. Io vorrei fare solo un appello. Prego. A tutte le società pugliesi, perché penso che in questo momento noi siamo tutti nella stessa pentola. Quindi bisogna che tutti ci diamo una mossa, non fare le solite pecore e cercare di far sentire i nostri diritti, perché fino ad oggi noi siamo stati quelli che abbiamo soltanto pagato. Petrucci sta dietro un tavolo, si prende il suo bel stipendio e noi paghiamo per far divertire loro. Molto chiaro il Presidente Carlo Durante, numero uno della pallacanestro Nardò, ovviamente seguiremo passo per passo tutti gli aggiornamenti di questa vicenda. Grazie ancora Presidente, buona serata. Grazie a voi.